Show you. E bentornati in Super Mamma Mia 2. Nello scorso episodio abbiamo provato a fare un pochino di competizione online e oggi torneremo a fare il super mondo fatto da FanHo, perché abbiamo ancora un sacco di livelli da provare, abbiamo ancora 6 mondi da completare e molto probabilmente oggi ne riusciremo a fare tutti e 6. Spero di riuscire a farne 3. L'obiettivo è farne 3. Se non ci riesco, ups. La scorsa volta mi era stato chiesto come potevate anche voi provare questo mondo qua e non sapevo qual era il metodo, forse... Ecco qua, quello lì è l'ID del creatore, quindi se volete provare anche voi questo mondo qua potete aprire la pagina di FanHo attraverso quell'ID lì e poi potete accedere al suo super mondo. Continuiamo con il suo mondo. Mondo di ghiaccio e si va. E si va. Mario, sei pronto? Ti stai riscaldando? Va bene, andiamo con il primo stage. Lande gemelle. Allora, non mi ricordavo che avevamo soltanto 8 vite. Devo cercare di non perdere troppe vite, perché non ci sono molte occasioni per ottenere delle vite aggiuntive in questi mondi qua, quindi dobbiamo cercare di non sprecarle in modi stupidi. Questo qua è un mondo dove c'hai la stessa zona. Oh, per fortuna non mi ha ucciso. Hai la stessa zona, soltanto che una è fatta di ghiaccio mentre l'altra è fatta di sabbia. E quindi in base alle differenze puoi andare avanti e fare cose differenti, logicamente, giusto? Perché se rientro qua, andiamo adesso qua a destra, dovrebbe essere organizzato con la stessa logica, ma è leggermente diverso. Quindi qua si può passare mentre dall'altra parte non si può passare. Ok, questa qua è la logica di livello. Sono stupido. Ho detto che non devo fare stupidaggini. Ho iniziato con quella. Ora che siamo qua, qua non possiamo passare. Se invece passiamo alla zona di ghiaccio, la zona di ghiaccio è leggermente differente. Ok, quindi sì, è questa qua la logica del livello. Ah, qua c'è un passaggio. No, perché no? Perché? Per quale motivo? Per quale motivo? No, come faccio? Come faccio? Aiuto. Ok. Levato. Posso andare avanti. Questa stanza qua è stato uno stress incredibile. Checkpoint. Bandiera qua. Oh. Alla fine, in fin dei conti era sempliciotto come livello. Si riusciva a gestire. C'è la differenza di zona desertica e zona di neve. Però l'abbiamo fatto. Casa infestata di fantasmi. Va bene. Corridoio andirivieni. Va bene. Allora, è una casa È una casa con i fantasmi? Va bene. Devo aspettarmi un sacco di cose di questo tipo qua? Non sono contento. No. Ok, ora abbiamo raggiunto la fine del corridoio. Rientriamo nel corridoio ma cambiando lo switch e troviamo nemici differenti. Ok, ha senso, ho capito qual è l'idea del livello almeno. Vorrei avere comunque questa shell qua per tornare indietro. No! Ok. No! Ah, mi sono preso da solo. È stata utile finché è durata, ma adesso mi sono ucciso da solo. La tristezza infinita della vita. Ho di nuovo raggiunto la fine del corridoio, ma stavolta con le cose in breve. Ma un boom boom! Ma perché un boom boom? Non mi interessa il boom boom. Lo evitiamo se posso evitarlo. Perché no? No, esatto, posso evitarlo, quindi non mi interessa. Ho sprecato più vite del dovuto in questo livello qua, era molto semplice. Mi sono ucciso da solo la maggior parte delle volte. Però ho finito anche questo livello. Adesso cosa sblocchiamo? Possiamo andare verso il mare. Quindi abbiamo ancora 1, 2, 3 stage prima di finire questo mondo qua. Ok. Questo è il mondo 3. Mare ghiacciato per rane nevose. Cosa mi significa mare ghiacciato per rane nevose? Oh no, non so utilizzare questo power up. Non so utilizzare questo power up. Sono preoccupatissimo ora. Sono preoccupatissimo adesso. Va bene. Non farmi prendere dal mecha Koopa. Oh, sott'acqua. Non ho ancora utilizzato per bene sott'acqua questo qua. Anzi, non ho ancora utilizzato sott'acqua questo power up qua. Stranamente. È un power up per andare sott'acqua veloce, ma non avevo ancora avuto occasione di utilizzarlo. E non avevo neanche occasione per utilizzarlo in generale. Va bene. Wow. Funziona così. E che mi sta rendendo la vita più difficile. Ecco perché mi sono incastrato. Non devo cliccare il salto per muovermi più in fretta. Basta tenere premuto la corsa. Ok, allora ha senso. Per qualche motivo, in questa forma qua, Mario mi sembra molto simile a Luigi. Sarà per il fatto che Luigi è verde? Potrebbe essere. In ogni caso, però, ci assomiglia fin troppo. Ah, l'ho persa alla fine? Ho perso la rana alla fine? Oh, c'è un checkpoint. Ok, quindi questa non è il livello veloce. E abbiamo subito ritenuto la rana, visto? Non c'è problema. Era tutto calcolato. È tremendo. Che è successo qua? Vabbè. No! Non mi ha fatto
saltare. Mi ha mangiato il salto perché mi si è ucciso contro. Oh no, ma perché? Perché? Per quale motivo? Per quale motivo questa cattiveria? Ah, oh, ok, sono fregato. Come cavolo faccio lì a passare? Devo aspettare? No, non si aspetta. Tutti sanno che non si aspetta in Mario. Oddio, questa zona mi preoccupa di tutte. È sempre un terno adotto saltare su quelli lì. Ok, altra zona finita. Come sempre abbiamo poche vite. Siamo a 6 vite. Non sono tante. Finalmente. 5 up. Grazie. Te invece che sei? È l'ultimo stage prima del castello. La scalata. Fare una mega scalata? Mi sembra proprio di sì. Il che sarà facile, contento e tutti saremo felici alla fine? Probabilmente no. Siamo arrivati alla fine della scalata? Ho raggiunto la fine della scalata. Yes! Ok. Come sempre... Visto perché sono preoccupati questi qua? Perché è difficile sovrandere il momento giusto. Siamo all'ultimo livello di questo mondo ora. È l'ultimo livello prima di raggiungere il mondo 4. E il mondo 4, quando abbiamo finito, sarà la metà di questo super mondo. Castello lava altalenante. Ovviamente è un castello, quindi è in stile... Oh no. Che devo fare? Devo correre? Non avevo idea. Devo aspettare 2 ore allora? Ok, aspetto 2 ore. Aspettiamo 2 ore. Ok, ora posso passare. No! Non era l'input che volevo fare. Ok. Ora sono riuscito a passare. Non c'è nulla di facile qua, eh. Ho sempre paura delle fiamme e cose simili. Ok, almeno ci abbiamo subito un checkpoint. Perché sennò... Qua, già quella parte lì era super complessa. Aggiungere altro era la morte. Lui gli piace aspettare. Guarda qua. Guarda quanto gli piace aspettare. Mamma mia. No. Quando qualcosa va male va tutto male. Incredibile. Va tutto al 100% male. Oh, ma bisogna aspettare. Perché questo livello è solo aspettare? Ok, nuovo checkpoint. Questo livello qua è un po' troppo aspettare per i miei gusti. Infatti siamo già quasi per finire il timer addirittura. Ok, altra boss fight con un Koopaling. Vieni qua. Ok. E addirittura ci sono delle spine sul soffitto. Oltre a tutto il resto. Non rende questo combattimento qua facile. Però dovremmo avercela fatta comunque. Giusto? Dove? Mamma mia, se perdo lì è la fine, ok. Ce l'abbiamo fatta. Forse lì c'era una one up. Non ci ho pensato. Va bene. Questi super mondi sono giganteschi. 40 livelli sono tantissimi. Zona della foresta con pure un sacco di zone piene di acido e schifo. O veleno, come vogliamo chiamarlo. E si inizia subito con un livello in mezzo alla foresta. La foresta dei fiori boomerang. Anche il boomerang è un power up che non ho ancora utilizzato troppissimo. Non lo conosco ancora pieno, quindi potrei... fa errori molto semplici e banali. Però almeno è un buon tutorial per imparare a utilizzare queste cose qua. Ora faccio così. Siamo a corto di tempo. C'è sempre poco tempo in questi livelli qua per quanto sono lunghi e complessi. E vai sopra. Perfetto. Dovremmo aver finito a questo punto qua. Immagino che il livello sia completo. C'è altra roba. Oh! Grazie. Ok. Te lasciami in pace. Qua devo stare attento. Va bene. Ok, dai. Questa qua sarà la fine. C'ho 40 secondi. Ho 40 secondi. Oh. Vai, ti prego. Ok. Avevo 30 secondi per finire il livello. Poi il fatto non è che sono neanche livelli veloci e semplici. Non sono livelli tipo senza checkpoint o altro. Sono anche livelli lunghi. Dove 300 secondi non mi bastano per finirlo. Quasi. Qua ci ho messo 4 minuti e 20 senza mai morire. Ok. Primo livello del quarto mondo. Per nulla breve. Per nulla breve come mondo. E adesso abbiamo incontrato pure questo qua. Il bosco del Marghibruco volante. Mario Wii U.
Mario Wii U ormai lo vedo poco. Non so per quale motivo. Oh! Mario mi trasformo in un cavernicolo. Non ci sono più pensieri nel mio cervello. Mi dà tutto un e un non è altro. Quando gioco a Mario c'è tanto questa fase nel mio cervello. Oh, checkpoint, ok. Questa almeno era semplice come checkpoint. Eccolo il marchibruco volante. Ma che simpatico. Ah, oh, ma dai. Ma dai, proprio in quel momento lì devi sparare. Proprio in quel momento lì devi sparare. Ma sei un maledetto. C'è qualche palla di fuoco anche. Oh! Sono vivo. Sono vivo. Sono vivo. Ok. Da come ho cliccato da si sentiva il panico in quella... in quell'azione lì. Ehi, 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 un altro livello fatto. Dai. In questo modo guarda quanti livelli ci sono. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre minimo 5 livelli praticamente in ogni mondo. Castello in erba. È un nuovo castello, è un castello con non molta esperienza. Ah, ecco cosa significa castello in erba. È un castello ma c'è dell'erba attorno. Ha senso. Siamo vivi. Siamo vivi. Siamo riusciti a passargli sotto. Ora, salve. Salve. Non ci voglio aspettare. Scusate, non ci voglio aspettare. Non avevo proprio voglia. Ok. Ok, 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 ok. Ci siamo. Checkpoint. Checkpoint. Oh no, volo. Oh no, volo. Oh no, mi ha bloccato il power up. Lasciami prendere il power up, che prima l'ho preso. Ok. Devo sconfiggere quello che c'ha la chiave. Ah, dai, non ho visto arrivare. Trovate la chiave, trovate la chiave, trovate la chiave. Non ho il power up, il che potrebbe essere un problema. No. Oh no. Oh, ho capito cosa devo fare. No. No. Lo stress. Lo stress di questo passaggio. Non me ne frega nulla della moneta da 30. Non me ne frega nulla. Ancora non un checkpoint. Oh no. Ancora non un checkpoint. Ah. Da qua, eh? Oh! Oh! Ok, ok, l'ho recuperata. Ok, 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 ok. Chiave, entriamo qua dentro e... Oh, no, c'è ancora altro? Oh, prendilo, 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 prendilo. Ok, non dovrebbe essere difficile. Non dovrebbe essere difficile, entriamo qua dentro. Ora. Oh, no, oh, no, oh, no. Ho capito, ho capito, ho capito una cosa a tempo anche questa qua. È una cosa a tempo che questa qua. No, sono fregato. Sono fregato. No. Maledizione. E il fatto è che se prendi un singolo danno, sei fregato. E devo iniziare da qua. Neanche un checkpoint. Oh, cacchio. No, sto livello no. Tanto sto livello qua mi sembra di averlo già giocato in live. Questo fatto la fanno. Mi ha detto alcuni livelli che sono in questo super mondo. Sono rivisitazioni di livelli che aveva già pubblicato in passato. Solo che credo di avergli già criticato sto livello qua perché c'erano troppi pochi checkpoint. Non voglio rigiocarlo. No. E si riprova. Boy. This is so fun. This is so fun. I'm having such a great time. No. Non c'è modo di skippare i livelli, vero? Sì, però dai, eh. Prego. Prego. Ok. E...
Oh, Dio santissimo. Uff. 15 minuti e 20. Yep. E grazie alle 5 vite. Il fatto è che non sono neanche morto per volte in quel livello lì. Ma con il fatto che in ogni cosa devi aspettare, c'erano delle cose a random e cose super precise, ci stavi un fottio di tempo. Vabbè, dai, prossimo livello. Io non so se finisco 3 mondi oggi. La biblioteca di Kamek. Questo qua è un classico livello da casa stregata con un pochino di fregature. Oh, salve. Con un pochino di fregature, ma in generale è abbastanza normale. No. 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 Lasciatemi in pace. Lasciatemi in pace. No, no. Lasciatemi in pace. Perché? Non me lo sono meritato. Oh no, basta Kamek. Ma perché basta Kamek? Me lo sono sconfitti abbastanza prima. Anche qua la stessa cosa di prima. Sono un sacco di Kamek uguali, ma soltanto uno di loro alla moneta. Ok, trovato. Quella. Ok, no, oggi non facciamo 3 mondi. Sì, è random. Puoi farlo velocissimo, super lento, è uguale. Non cambia niente come cosa. Allora, navicella. Nave volante di Bowser. Cosa sei? Velieri sulla foresta velenosa. È un livello nel cielo. È un livello nel cielo, ok. Però i nemici hanno una gravità strana. Va bene. È molto... No! Poteva andare meglio, poteva andare meglio. Siamo andati un pochino avanti. Grazie, grazie mille. Questo mi torna di sicuro utile. Allora, visto che non mi interessa aggrapparmi a quei cosi, io ci passo sopra. Faccio così. Oh, mi ha preso proprio l'ultimo istante possibile immaginabile. Però è andata bene. Qua sono riuscito a scansare ogni cosa senza troppe difficoltà. Quando ci sono i checkpoint da stand giù, adesso... Cioè, non l'ho visto prima. Non l'ho proprio visto prima. Non l'ho neanche lontanamente visto. Ok. Superato sta parte qua. Non è assolutamente così difficile da richiedere così tanta concentrazione, ma va bene. Boss fight con un Koopaling. Boss fight con un Koopaling. Oh, ma sei te! Ah, ma sei te, te sei il migliore dei Koopaling. L'arena di quelle che ho visto finora tra tutti i Koopaling sarà la più semplice. Non c'è niente di strano, non c'è niente che dia fastidio, quindi è facilmente gestibile. Ha deciso di lanciarsi nella lava per qualche motivo. Ha voluto terminare subito il livello perché forse sto mettendo troppo per i suoi gusti. Però non ci posso fare niente, non è colpa mia. Non è assolutamente colpa mia. Ok. 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 Che poi adesso siamo a 16 vite, siamo a un numero di vite maggiore rispetto all'inizio del livello. Cavolo, quanto ne ho persi. Ne ho persi tantissime in fin dei conti. Ehi, quarto mondo finito. Non ho la forza vitale per finire il quinto mondo adesso. Spero che le cose vadano meglio adesso. Spero che le cose siano più fattibili. Ma quindi, penso che per questo episodio del super mondo di Fanoh possa essere tutto. Appunto, quel livello lì che mi ha fatto... mi ha distrutto in questo episodio qua. L'avevo già giocato in passato, se non sbaglio, in live. E anche in live mi ha distrutto come livello. Forse... ha aggiunto un checkpoint prima della sezione con lo spin, perché all'epoca non mi sembra ci fosse. E visto che l'ha messa in alto a sinistra, in un punto dove c'era anche uno sfondo, non mi ero reso conto che ci fosse. E quindi ho passato molto più tempo del dovuto a fare quella cosa lì quando ci potevo mettere di meno. Resta comunque il fatto che quella intera sezione finale di quel livello lì non mi piace per niente. Però per il resto i restanti livelli sono stati fatti bene, più apprezzati. Va bene. La prossima volta faremo i prossimi altri 2 mondi, 3 mondi, 4 mondi. 4 mondi mi sembra troppo. Oggi volevo fare 3, ma ups. Ma spero che vada apprezzato. Spero di vedervi in un prossimo episodio. Ciao a tutti. Il bello è che la scorsa volta che ho registrato Mario Maker, mio padre mi ha portato un mobile appena verniciato in camera, quindi mi uccidono tutti gli odori a riguardo. Nell'istante in cui ho iniziato a registrare oggi, mio padre ha smontato le tende in camera mia. Non so per quale motivo.